Un progetto ambizioso in un anno molto importante per il Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Sì, effettivamente è un progetto molto importante che siamo riusciti a portare avanti ed oggi consegniamo al Comune lo studio di fattibilità grazie all'intervento di aziende del territorio, la Carpentiere Buonaccorsi, la Comerit Group SPA, la MEL Engraving, la Movina Engineering e la SCAME. Grazie appunto a queste aziende siamo riusciti a fare questo progetto e il nostro intento è quello di far tornare a rivivere l'Angelo Mai. Avete ricevuto un incarico importante, ovvero quello di sviluppare il progetto che di fatto delinea anche il futuro di una struttura come questa. Come vi siete mossi? Siamo partiti dai concetti fondanti di un monastero che si basano su due fondamenti principali. Il primo è che il monastero vive di un mondo perfetto. È ben visto dalla collettività e verso la collettività il monastero induce fiducia. Allora il progetto ha valutato tre possibili soluzioni. Una è quella di realizzare un centro di cultura diffusa, per cui si è partiti, la prima soluzione prevedeva la possibilità di fare un restauro puro sulla parte del monastero e inserire delle funzioni che sono ad esempio la sala riunioni, che è particolarmente grande e non riuscivamo a allocarla all'interno del monastero, in un'altra posizione, in modo da far vivere il centro storico con la presenza degli studenti che si muovono all'interno del centro storico. La seconda soluzione ha analizzato la possibilità di realizzare un corpo interrato al di sotto della piazza, creando una piccola zona a piazza a quota sotterranea, ripristinando la piazza così come adesso. La terza soluzione invece è molto più complessa. Siamo partiti dal guardare prima la funzione dello spazio in cui sistemare le funzioni del palco e degli spettatori, e abbiamo scelto una forma uovo che si presta a questa soluzione. Viceversa, per la parte esterna, praticamente è un edificio a doppia pelle con doppia muratura, per la parte esterna abbiamo previsto delle linee che riprendono una la cortina muraria esistente in una zona dove già esisteva un edificio che si può vedere sulle mappe napoleoniche, una che apre verso la vista della piazza e una che permette di consentire da chi entra da via Gusmini tutto l'edificio senza modificarlo. Una struttura importantissima dal valore storico, culturale, ma anche sociale ed economico che si trova alle porte del nostro centro storico, che in questo momento versa in uno stato a dir poco disastroso. Quindi volontà dell'amministrazione è sicuramente uno degli obiettivi principali della mia amministrazione è quella di riuscire a recuperarlo, riuscire a dare nuova vita a questo complesso e restituirlo quindi alla cittadinanza, ma a tutto il territorio, proprio in una veste culturale e formativa molto importante. Quindi questi sono i primi passaggi. Abbiamo trovato quindi nei Lions Club Città di Clusone un partner importantissimo che ha voluto e ha finanziato questo studio di fattibilità che è proprio il primo passaggio per arrivare poi a compimento dell'opera di recupero e di quindi rivitalizzazione di questo complesso. Per cui veramente l'impegno che ci stiamo mettendo è un impegno importante, è un impegno in cui ci crediamo. Questo è uno step, uno degli step che dovranno essere seguiti, raggiunto. Quindi a questo step mettiamo quindi una diciamo, parola positiva di riuscita di questo primo passaggio e adesso avanti con gli step successivi. Questa sera è stato presentato un progetto importante che sicuramente desta l'interesse dell'Università di Studi di Bergamo. Rappresenta sicuramente un progetto interessante che può aprire condizioni perché l'università, come nella sua intenzione, si apra ai territori per fare attività di ricerca e di formazione nei territori e con i territori. E in questo caso poi è molto interessante anche il presupposto di questo progetto di farsi un polo aperto, al territorio seriano tutto.